È un grande giorno qui alla Mostra Mercato dell'Artigianato di Anghiari con la consegna dei premi Leonardo. Sindaco Pulcri, intanto questo forse è l'evento clou. Sì, questo è l'evento clou della Mostra dell'Artigianato, quest'anno la 42esima edizione della Mostra Mercato dell'Artigianato, e per quanto riguarda invece il premio è la seconda edizione, dunque questo è il secondo anno che comunque la Confartigianato e la CNA danno questo premio. All'interno di questo premio c'è una giuria di qualità con una rappresentanza anche dell'amministrazione, dunque verrà dato poi in narrativa quelli che sono i premi. Ecco, ricordiamo che saranno 4 i premiati. Con quante opere esposte? Le opere esposte sono 15, sia della Confartigianato che della CNA. Abbiamo delle eccellenze che hanno fatto delle opere veramente particolari ispirate a Leonardo da Vinci. Questa è la prima fase di un seguito. Ecco, ispirarsi a Leonardo è già una bella responsabilità. La responsabilità che si perpetua, in quanto l'anno scorso la prima edizione è stata ispirata a Piero della Francesca, quindi stiamo continuando proprio con dei grandissimi artisti, quindi Leonardo non poteva mancare, e i nostri artisti hanno partecipato a questo premio con tutte le arti, perché si racchiude tutto in un progetto di CNA e Confartigianato che si chiama I Mestieri dell'Arte, dove sono raccolti artigiani, le eccellenze artigiane della Valdichiana, Valtiberina, delle quattro vallate, in tutte le arti artistiche, orafe, ceramiche, vetro e quant'altro.